qui, la guerra si fa così. Ma con marciò, avanti marcia, quelli rimango qui. Marlo, marco, tutti insieme alla stazione. Marciò, marciò, non c'è posto nei vagoni. Addio mamma, la guerra poi finirà. Orvarceri, orvarmari, ci ritroveremo qui. Parto, marcio, ma pregato il mio cannon. Parto, marcio, aridatemi il mio cannon. Ma ciolla giù, ma ciolla qui, ma il fronte dove sarà? Avanti marco e fila destra, un giorno si arriverà. Allo marco, io ritorno alla mia mezzo. Marcio, marcio, mi sono rotti gli scarponi. Comandino. Sì. 4B. Subito. Grandi. Mm-hmm.
pardon. Che guardi, eh? E non perdere la calma. Sii buono. Tu ormai sei cittadino francese. Lui no. Lui tra due ore se ne deve andare, perché gli è scaduto il permesso di soggiorno. Questa è la nostra vendetta. Che fai, cretino? Mi accendi la salsiccia? Oh, pardon. Adesso basta! Ti aggiusto io! Mi scusi. Grazie. Grazie. Le signore sono servite, grazie. Tieni, bevici su, ti calmerai. Prima o poi te la dovevi aspettare questa lettera. Lo sapevi che oggi ti scadeva il permesso di soggiorno. E io, all'idea che non ti vedrò più, mi viene quasi voglia di piangere. Grazie, amico mio. Non credevo che te la prendessi tanto. Ma perché tu ci credi? Ma non lo vedi che ti sfotto? No, tu te la prendi. No, no, io non sono stato mai così felice. No, dico che te la prendi in quel posto. Quale posto? Perché ho ottenuto la nazionalità. E da oggi, 3 agosto 1914, sono cittadino francese a tutti gli effetti. Edizione straordinaria! La Germania ha dichiarato guerra alla Francia! Edizione straordinaria! Le ostilità sono già cominciate! Edizione straordinaria! Mobilitazione generale per tutti i cittadini atti alle armi! Thank you.
Che facciamo, signor tenente? È impossibile proseguire, sarebbe un massacro. Dia ordine agli uomini di ripiegare. Ritiratevi! Indietro! Torniamo indietro! I francesi stanno ripiegando! Contrattaccate! Tutti all'attacco! All'attacco! Tu guarda quell'incosciente del tenente che continua ad avanzare. Via. Quello ci fa massacrare tutti. Tu l'hai voluta la cittadinanza francese. Sì, ma per viverci in Francia, non per morirci. E allora che si fa? Lo sai che ti dico? Che io torno indietro. Ma non lo puoi fare. Ti fucilano. È diserzione. Vieni, vigliacco, aspetta che vengo anch'io. Senti come sparano questi tedeschi. Abbiamo fatto bene a tornare indietro. Andiamo. Signor tenente, che cosa facciamo? È impossibile proseguire. Sarebbe un massacro. Faccia ritirare gli uomini. Sulle! Eccoli! Indietro! Indietro! Dove vai? Che c'è? Non vedi che siamo rientrati alla trincea? Beh? Se ritorniamo indietro ci fucilano per vita di fronte al nemico. Forse hai ragione. Torniamo all'attacco. All'attacco? Ma sì, all'attacco, ma con comodo, con calma, non ci insegue nessuno. Che fai? Ma siete impazziti? Guardiana, perché? Perché tornate indietro? Era impossibile avanzare. Per un soldato tedesco niente è impossibile. Sergente, tutti gli uomini all'attacco! 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 E vai piano, o il fiatone. Non ci corre dietro nessuno. Sergente, guardi. No! Vengono da questa parte. Vanno in quella direzione. Come no? E sono francesi. Mi dia la bussola. Che fai? Spari. Non lo sai che all'attacco bisogna sparare. Ma io non vedo nessun tedesco. E spara anche tu, spara lo stesso. Ma... ci siamo sbagliati, è di là che dobbiamo andare. In piedi! Dietro front! All'attacco!
Lancia anche tu! Viva la France! Viva la France! Viva! Aspetta! Aspetta! Viva la France! Sono francesi, sono i nostri! E allora non la dirò più. Sì. Ma che hai conservato? La bomba senza sicura? Eh sì! E quella scoppia! Tirala fuori! Presto! Qua ce ne sono tre! Presto! Aspetta! Ci salvi chi può! Dove vai? Dove vai? Non mi lasciare! Io muoio! Aspetta che me ne libero! Me ne libero! Sì! Aspettami! In piedi, ragazzi! In piedi! In piedi! Arrivano pezzi grossi! Smorzati sì! Ma che c'è, un'epidemia di mal di schiena in questa trincea? Attenti! Maggiore Rambeau, comandante del terzo battaglione. Il generale Malmaster del comando Leato, che sta compiendo un'ispezione delle nostre linee. I miei complimenti, comandante. So che il suo battaglione è duramente impegnato in continui attacchi e contrattacchi. Molto bene. Grazie, signor generale. Vede, il nostro tratto di fronte è particolarmente delicato per la presenza del bacino artificiale. La chiusa sud è saldamente in nostro possesso. Purtroppo il nemico ha respinto tutti i nostri attacchi per conquistare anche la chiusa nord. Wellington soleva dire che laddove la forza fallisce, qualche volta l'astuzia riesce. E infatti è proprio in questo senso che agiremo stanotte. Due nostri volontari travestiti da tedeschi cercheranno di infiltrarsi tra i reparti nemici per raggiungere la chiusa nord e farla saltare con la dinamite. Se l'impresa riesce, le trincee tedesche saranno allagate e il nemico sarà costretto ad abbandonare il caposaldo. L'idea mi sembra eccellente. E soprattutto audace. Vorrei conoscere i due volontari. Non è uno scherzetto, vi avverto. Oltretutto, se vi pescano con le divise tedesche, vi mettono al muro. Perciò ho bisogno di due uomini con un fegato grosso così. Come voi della seconda compagnia, dove c'è solo l'imbarazzo della scelta. Mi sono spiegato? Chi è disposto a giocarsi la pelle, faccia un passo avanti. Bravi ragazzi, mi compiaccio. Attenti! Dietro! Front! Tenente Duval, signor comandante. Stavo scegliendo due volontari per l'operazione Diga. Sono fiero che l'armata inglese combatta a fianco di soldati così valorosi. Signor generale, c'è un equivoco. La dinamite per far saltare la chiusa tedesca è nei tascapani. E con questi sigari accenderete la miccia. Che gliene sembra, signor generale? Sono due perfetti tedeschi. Su, sbrighiamoci. Lo so che non ne avete bisogno, ma un po' d'acqua vite vi aiuterà. Ancora, ancora. Avrete bisogno di molto coraggio. Buona fortuna. Andiamo, ragazzi. Presto. Ciao. Arrivederci. Andiamo. A tutti. All'andare, sì, via. Svegli. Coraggio, ragazzi. Prego. Dopo di te. Su. Sono in gamba, ce la faranno. Fa male. Sì. Senti, vogliamo andare? Dove? Non dobbiamo infiltrarci nelle linee nemiche? Calma, calma, cerchiamo di ragionare. E allora ragioniamo.
Noi dobbiamo raggiungere la chiusa nord, piazzare la dinamita e farla esplodere. Esatto. Bravo. E se la chiusa resistesse allo scoppio? E allora significa che siamo scalognati. Bravo, siamo scalognati. Eroi, ma scalognati. Perché? Perché la chiusa ha resistito allo scoppio. Quale scoppio? Quello che adesso noi faremo qui. Qui. Hai ragione. Io non ti ho mai preso in considerazione, ma questa volta stai dicendo delle parole sante. Preparati. Verdammt! Cosa fate qui, prutte incosciente? Col sigaro acceso nella terra di nessuno! A voi non importa di crepare, vi piacciono le bravate inutili! Mi servono proprio due tipi come voi! Seguitemi! Aufstehen! Nein, io non bevo! Via indietro! Vorwärts, marsch! Marsch! Via indietro! Marsch! Indietro! Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, los, eins, zwei. Questa è la dinamite per far saltare la chiusa francese. Come ne sembrano, capitano? Due francesi perfetti. Perfetti, trink. Avrete bisogno di molta coraggio. Vai, vai. Buona fortuna. Buona fortuna. Au wiedersehen. Congratulazioni. Forma di bronchite che le consiglio di non trascurare, signor generale. Se vuole prenda pure queste pillole, però non le fanno niente. Deve fare dei bagni molto caldi e osservare almeno due giorni di assoluto riposo. Ah, non dica sciocchezze, maggiore. Devo partire domattina all'alba. Io, se permette, come medico, le consiglio di non muoversi. E io come generale me ne infischio dei suoi consigli. Lei può andare, maggiore. Comunque verrò a rivederla stasera, signor generale. Quei maledetti assassini. Deve fargliela pagare cara, generale. Deferirli alla corte marziale. Lo faremo appena li avremo rintracciati. Forse sono stati catturati in divisa tedesca e fucilati. Je suis blessée par une grenade d'amour qui est tombée sur mon cœur qui est brisé. Et dans ma tête si petite, tout tourne trop vite, répète, dada.
toi la faute. Dame, tes beaux yeux m'ont ensorcelé. Mourir d'amour. Je suis blessée par une grenade d'amour qui est tombée sur mon cœur qui est brisé. Mourir d'amour. Mourir d'amour. Je suis blessée par une grenade d'amour qui est tombée sur mon cœur qui est brisé. Dove? Dove? Ma... Si può sapere cosa è successo? Beh, è stato tutto un brutto sogno. Avete fatto saltare la nostra chiusa. Avete allagato le nostre trincee. E lo chiamate un sogno. E toglietevi quella roba dalla giacca. Ma è la croce di guerra di prima classe. Ma che... Ma come siete arrivati fin qui? Ci hanno dato la licenza premio. Ci avevano consigliato di andare a Berlino, sa, città grande. Ma noi non conosciamo nessuno, non parliamo la lingua, allora... Lo capite? Che io dovrei mandarvi davanti alla corte marziale come due traditori! Ma perché? Scusi, perché traditori? Non ci avete forse insegnato che ogni buon soldato deve obbedire ai suoi ufficiali? Ma non agli ufficiali tedeschi, idioti! Ma voi da tedeschi ci avete vestiti? Va bene! Mi limiterò a spedirvi un reparto di prima linea! E ringraziatemi! Perché il generale McMaster voleva farvi fucilare! Ma è ridicolo! È assurdo! Dover stare chiuso qui dentro a bollire come una gallina! Avanti, mi prepari subito l'uniforme e devo raggiungere immediatamente il comando! La prego, signor generale, almeno fino a domani segua le prescrizioni del medico. Se vuole rimanere in contatto con il comando, le faccio installare un telefono. E allora che cosa aspetta? Lo faccio subito! Avanti, si sbrighi! Lei chi è? Che cosa fa qui? Sono il generale McMaster dell'armata di Sua Maestà Britannica. Le faccio notare, mademoiselle, che è del tutto normale che io mi trovi qui dal momento che questa è la mia camera. Mi scusi, generale, sono davvero confusa. Ma la mia camera rassomiglia talmente alla sua che... Ciao, mi lusinga. Se vuole restare qui, mademoiselle... No, grazie, me ne vado subito. Mi consenta solo di rivestirmi. Ma la prego. Anch'io, d'altronde, vorrei sistemarmi un po'. Ma generale... Mi scusi, vecchie abitudini di trincea. Mi scuso ancora, generale. E spero di poterla rivedere in circostanze meno imbarazzanti. Sì, ma quando? Non so, domani per esempio, se lei vorrà venire al mio spettacolo. Spettacolo? Sì, dedicato ai combattenti. Oh, adesso mi spiego la presenza di una creatura così divina qui a Tourville. Mi fa arrossire, generale. Allora verrà? Oh, rabbia. Io devo partire domattina. Oh. Che peccato. Però potremmo approfondire la nostra conoscenza stasera. Mademoiselle... Lily.
Lili, se lei non rifiuta l'invito a cena di un vecchio soldato... Ma, generale, temo che una cenetta a due susciterebbe qualche maldicenza. Sì, ma potrebbe essere una cenetta clandestina. Allora, ragazzi, finalmente ci siamo! Abbiamo finito di stare qui a grattarci! Ora faremo vedere a quei porci di mangiapatate qual è il valore del 24° reparto d'assalto! Al comando pare non gli bastino gli imboscati che ci sono! Mi chiedono se due di voi sono capaci di installare una linea telefonica! Questi due... resteranno qui a disposizione del capitano Leroy. Non voglio fregarli scegliendoli io. Perciò, se tra di voi ci sono due che vogliono rinunciare al combattimento, facciano un passo avanti. Dietro! From! I due telefonisti, signor capitano. Prego, nessuno deve sapere che... Ma certo. Come vedi, ho persino ordinato un pasto solo. Un po' abbondante, si capisce. L'avranno preso per un generale terribilmente affamato. In un certo senso, è così. Le sue belle labbra sono un invito a peccare. Il peccato è più dolce dopo una cenetta clandestina. Un bacio. Un piccolo bacio, come aperitivo. Se saprà conquistarlo. Oh! Ma la conquista è il mio mestiere. Accerchiata! Non le resta che arrendersi. Ah, sì! Ah, sì! L'ho presa! Vieni. È permesso? Permesso? Generale, la prego, non voglio che mi vedano. Ah, non dubiti, non faccio entrare nessuno. È permesso? Siamo gli stendifilo. C'è nessuno? Non c'è nessuno. Ah, facciamolo passare di là. Prendo una sedia. Sì. Ma tu guarda che rancio danno a questo. Deve essere un capoccione. No. La sedia. Ecco la sedia. Stai attento, eh? Non ti preoccupare. Ecco qua.
fatto. Ecco fatto. Puoi attaccare il telefono. Calma, non c'è fretta. Se lo dici tu. Hai capito quanto mangia sto cornuto? Oh. Cosa fai? Mangi? Guarda che se ne accorge. Glielo sistemo subito. Quante pietanze. Questi capoccioni. Sbaglio, stai mangiando tutto. Andiamo, io ho finito. Io no. Chi sarà? Presto, butta questa roba. Avanti! E voi che cosa fate qui? Abbiamo installato il telefono. Il telefono. Il generale McMaster dov'è? Chi? Il generale McMaster dov'è? Il generale McMaster. Quando siamo entrati qui non c'era nessuno. Non c'era nessuno. È molto strano, molto strano. Ma tu hai capito, dovevamo capitare proprio nella stanza del generale. Presto, filiamo! Sì. Vai, sbrigati, sbrigati! Aiutami. Vado prima io. Muoviti! Fucilare io! Adesso telefono al comando e... Generale, pensi allo scandalo. Ciccio, c'era. Ma chi? Il generale. Il generale? Sì. Dove? Sotto il letto. Mi guardava con lo sguardo assassino. A te lo champagne, ti dà la testa. Ma generale, perché quel viso scuro? Pensa ancora a quei due. Ah. Adesso siamo di nuovo soli. Dimentichi tutto. Si abbandoni. Altrimenti diventa ridicolo. E poi ha già scordato il nostro aperitivo. Non ha più fame. Pronti? Sì, tira! Oh! Mi lasci tirare! Mi tenga! Sono quegli assassini! Che fai, tira? C'è qualcosa che tira? Non lo so. Aspetta. Mia ferma, non vede che scivo! Mi tenga bene, cretino! Ma io non riesco. Ma vuoi tirare? Ma io tiro e non ce la faccio. Dammi una mano. Generale. Sarò io a comandare il protone d'esecuzione. Ah, sì, sarò io. Dirò in ginocchio, puntate, fuoco. Generale, niente di rotto? Mia cara, penso che abbia abbastanza spirito per immaginare che cosa mi sono rotto. Signor caporale, tutto fatto. Avete fatto un buon lavoro? Signor sì, il generale sarà soddisfatto. Bene, adesso riattiviamolo. Signor sì.
Pronto? 1, 2, 3, prova linea. 1, 2, 3, prova linea. Ho capito, cretino! Pronto? È lei, signor generale? Sì, siamo noi. Stiamo riattivando la linea. Ma è proprio lei, il generale Macmaster? Sì, sono io. Molto piacere. La linea è collegata. Signor generale, si sente bene? Risponda. Sì, mi sento bene. Ma mi sentirò ancora meglio quando vi avrò fatto fucilare, assassini! Ah! Pronto? Aiuto! Pronto? Signor generale? Pronto? Che succede? Ha detto aiu e basta. Pronto? 1, 2, 3, 4, ragazzi, prova! Guardate che c'è un contatto sulla linea. State attenti perché potete fulminare qualcuno. Mamma mia, guarda! Come diceva il generale? Aiu! Cretino, voleva dire aiuto! No! Resto! Deve essere in pericolo! Signor generale? Signor generale? Ma... ci scusi, signor generale, se ci siamo permessi, ma siccome abbiamo visto una scarica di scintille sospette dentro i fili, ma se tutto va bene, noi ce ne andiamo. È vero che tutto va bene, signor generale? Signor generale? Signor generale. Chiudi la porta, presto! Chiudi, ho detto! Va bene. Che succede? È morto. Morto? Fulminato. Oh, ma ora la colpa ce la daranno a noi. Ci trovano qui dentro e ci fucilano. Calma, ancora non è detto. Ma... prova a toccarlo. Senti qualcosa? Sì, è rigido. Ma no, non senti altro. E che devo sentire? La scossa. Ah, assassino. Allora posso toccarlo? Certo. Presto, alziamolo. Portiamolo sul letto. Dobbiamo far credere che è morto di un colpo. Quanto pesa? Caricalo sulle spalle. Sulle spalle, ho aspetta. Detto. Aspetta. Non lo lasciare. No. Adagio. Molla! Ma no, su me! Ma che fai? Mi scusi, signor generale. C'è un altro cadavere sotto lei. Dai. Oh. Così. Esci. Sì. Esci. E sto uscendo. Esci. Ancora un po'. Non ce la faccio più. Esci. Oh. Che? Mi ha inforbiciato. Liberami. Aiuto. Sì. Levami. La mano. Levagli il telefono. Sì. Svelto. Ma che fai? Ti aiuto io. Non ce la faccio. Aspetta, ho un'idea. Che vuoi fare? Gli taglio la mano. Ah, sì? Eh sì. E allora, secondo te, uno non si accorge che ha la mano tagliata, va a letto e mordi un colpo? Certo, sì. Dopo che si è accorto che gli manca la mano. Che c'è? Sei tu, X3? Io. Chi diavolo vuoi che ci sia dentro un pianoforte? Il generale è sistemato. Io parto domani mattina. Ora tocca a te. Bene, Z2. Al corpo ci penserò io. Inutile, dove lo mettiamo, mettiamo. Anche se ne occultiamo il cadavere, ci trovano la prova in mano, ci schiaffano al muro. No. Come no? Dico no. Il posto c'è. C'è? Sì. E dove? Al fronte. Lo faremo riammazzare dai tedeschi.
al fronte. Ma sì, gli arriva una bella granata e si spappola tutto. E se non si dovesse spappolare? E gli resta il telefono in mano, quindi c'è la prova, a noi ci schiaffano. No, 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 potrebbe sempre sembrare un telefono da campo. Morto da eroe sul campo di battaglia mentre impartiva ordini al telefono. E magari gli danno una medaglia. Sì, ma come faremo a portarcelo via? È semplice, ci sono appena 30 chilometri. Come? 30 chilometri a piedi con un generale morto sulle spalle? Ma tu scherzi? Ma no, ci andiamo in macchina. E con quale macchina? Ma con la sua, non lo sai che i generali non camminano mai a piedi? Ah già, non ci avevo pensato. Presto, chiamami il centralino. Sì, vado. Pronto? Chiamami il parco macchine. Pronto, parco macchine? Chiamami subito l'autista del generale McMaster. Ordine del signor generale, lasciare qui le macchine e rientrare immediatamente al reparto. Ma tu chi sei? Il portaordine del signor generale. Ma io gli ordini li prendo solo. Non vuole essere disturbato. Sta telefonando. Va bene, aspetterò. Come aspetti? Ti dico che sta telefonando. Allora non ci siamo spiegati, scusi. Agli ordini, signor generale. La sua automobile è pronta. È vero che non ha più bisogno di me, signor generale? Grazie, signor generale. Ma che ci farà con l'automobile se non sa guidare, boh? Allora me ne vado. Cosa hai detto? Ma che sei zitto? Io non ti permetto di offendere un generale alleato, sai? Io ti mando alla corte marziale! Perché stai preoccupato? Eh? Lo sai che tra 10 chilometri saremo al fronte. E quando ci siamo arrivati, credi che basti dire permesso, permesso, dobbiamo far ammazzare un generale morto? Ah, che rompimento che sei, figlio mio, ma sei il più effatto. Se siamo riusciti a caricarlo in macchina senza farcene accorgere, sai che ti dico? Che tutto il resto mi fa ridere. E allora fatti questa bella risata. Al... Dove siete diretti? Ma che fai? Soffro di sinusite. Non fate gli spiritosi, dove siete diretti? Al fronte. Al fronte. Bene, aspettate qui. Signor... Capitano Dubois. Qui c'è un posto libero. Lei viaggia su questa macchina. E chi guida? È lei, signor capitano. Mettetevi subito alla guida. Non ho tempo da perdere. Devo raggiungere un gruppo di guastatori al ponte La Chapelle. Va bene, ma... Silenzio! Non conosciamo la strada. Non interessa! Ve la insegno io, per Diana! Alla guida! Alla guida. Vai alla guida. Presto! Sì. Di corsa! Di corsa! Andiamo! Vai! Mi scusi, la capocciata. Sono le buche. Non è mia, ci sono le buche. Che c'è? No! Scendi! No! Scendi! Non mi ammazzi! Scendi! Non mi spari! Scendi! Io, signor capitano, scendi. Non ho nessuna colpa! Giù! Questo mi ammazza, sì! Scendi! Signor capitano! Io ti perdoni! Ma io non lo faccio! Io ti ammazzi! Oh, che fai? Andate! Andate! Aspettate! Aufgepasst mit dem Seil, komm runter! Colleghiamo i fili. Attenzione, un'auto! Presto, presto, nascondersi! Ferma, ferma! Che c'è? Che succede? Porcaccia la miseria, abbiamo bucato una gomma. Tira fuori il generale.
Lo vuoi mettere a posto della ruota? No, gli attrezzi sono sotto il sedile, bisogna spostare il corpo. Ci mancava pure questo. Aiutami. Mi scusi, ho da fare. Ecco fatto. Sì, però è un po' sgonfio. E dagli una gonfiata. Tieni. Fermi là! Fermi! Sulla braccia! Ho detto sulla braccia! Avanti. Ma sono francesi! Avanti! In fila! Hanno preso i tedeschi! Camminare! Muoversi! Muoviti! Salve, che succede? Questi guastatori volevano far saltare il ponte! Fortuna che siamo intervenuti noi altri! Complimenti, ragazzi! Serve niente? No, grazie! In bocca al lupo! Dai, sbrigati a gonfiare! Sì. Auguri! Sbrigati! E ora un momento. Ma... Presto, scappiamo! Vai! Mamma mia! Via, via! Ferma, torna indietro! Ci siamo dimenticati il generale! Ferma! Dove vai? Chiama i pompieri! Qui. Oh! Oh! E che fai? Ti fermi? Io non ce la faccio più. Pesa troppo. Dobbiamo farcela, dobbiamo farcela! Stringi i denti. Eh? Ma che fai? Stringo i denti. Io non lo porto più il generale. Ma vuoi capire, idiota? Vuoi capire che io sto facendo di tutto per salvarti la pelle? No, tu stai facendo di tutto per farmi morire prima di essere fucilato. Ma è il tuo turno. Ma poi mi vuoi spiegare perché ogni volta che è il mio turno non batto ciglio, ogni volta che è il tuo turno fai un sacco di storie? E tu mi vuoi spiegare perché quando è il tuo turno le strade sono in discesa e quando è il mio turno sono in salita? E che significa? Che le ho fatte io le strade? Io non le posso... va bene, intanto fate tutta questa salita. Quando hai finito ti farei anche tutta la discesa, d'accordo? D'accordo. Vieni che ti aiuto a caricarmi. Ferma! Che c'è? Ciccio! Sono qui. Dove sei? Dietro di te. Ma che giochiamo a nascondino? E vuoi venire fuori? Sono qui, cretino! Ah! Sono qui, dietro di te! Sono... Oh! E dov'è il generale? È sparito. Sparito? Ma io l'ho messo qui. Il treno! Sì. Non si è fatto niente. Simpatico, si è impagliato. Sta partendo. Buon viaggio. Era destino. Chissà dove lo porterà questo treno. A Turville. A Turville. Sì, esattamente il posto dove lo abbiamo ammazzato. E ora che si fa? Aspetta. Che c'è? Presto, dobbiamo fermarlo. Fermo! Ordine del quartier generale, dobbiamo andare subito a Turville per consegnare un messaggio urgente. Ma che fa? Il capitano! Ma sei sicuro che il messaggio è urgente? Veramente non tanto, voglio scusarci. Grazie. Magnotto! Domandate! Salite! Veramente noi dobbiamo andare in un posto, non abbiamo fretta. E io invece sì. Sì. Devo consegnarvi alla gendarmeria. Ma non è il caso. Salite! Volete! Sali, sali! Prego, dopo di lei. Grazie. Mi scusi. No, non si parte più. Guida tu. Guida tu. Tu passa là.
sì, ma come sta là? Sola, ma stia calmo. Ma che fai? Ah, io. Ma che fai? Largo, largo. Ma dove lo metti? Scusa, dove lo metto? Avanti! Savoia! Tenetevi fuori! Aspettate! Ecco! Questa è la strada giusta! Signor Capitano! Signor Capitano! Dov'è? Signor Capitano! Signor Capitano! Signor Capitano! Signor Capitano! Un messaggio di X3, signor Baroni. Cosa dice? Non ha potuto impossessarsi del corpo di McMaster. Perché? Perché è sparito. Sparito? Come può essere sparito? La pozione che gli ha fatto bere Z2 provoca una catalessi in tutto simile alla morte. E un morto non può andarsene per i fatti suoi. Certo che no. Ce lo hanno soffiato sotto il naso. È grave. Il controspionaggio nemico. Forse. L'effetto della droga dura circa 30 ore. Abbiamo esattamente 22 ore e 40 minuti per rintracciare e recuperare il corpo del generale. Quell'uomo è al corrente dei piani segreti dei comandi alleati. Scusi. Deve tornare in mano nostra. Senta, perché non partiamo? Signorina, stanno attaccando due vagoni della Croce Rossa. Dobbiamo portare dei feriti a Chateau Rouge. Grazie. L'abbiamo trovato? E ora che l'abbiamo ritrovato, come faremo a portarlo fuori? Ci penso io, aiutami. Mademoiselle Fleuret. Sono io. Questo è per lei. Generale, è sparito. Sparito? Ma com'è possibile? L'ho lasciato nella sua camera. Ordine del capo, rintracciarlo ad ogni costo. Userai questi per le tue comunicazioni. Buona fortuna. Con questo ferito? È molto grave, lo portiamo all'ospedale. Non lo sapete che l'ospedale è stato bombardato? No. Presto, caricatelo sul secondo vagone. Mm.
Basha, porta questi. Comandi! Mettilo giù. Sì, sì, voodoo con la barella, venite qui. Forza, ragazzi, andiamo, eh. Mi raccomando, con calma, eh. Grazie, piano, ragazzi. Riposo. Qui, adagiatelo qui, qui sulla barella. Piano, però, eh. Già. Mi raccomando. Ecco, bravo. E voi due, portatelo subito al treno. E non possiamo, siamo di servizio. No, no, bisogna pensare subito a lui. Che? Che? Questo poveretto l'abbiamo trovato tutto accartocciato in un sidecar. Sì, signor capitano, che c'è? Ma questo soffre. Deve stare tranquillo. Si calmi e stia tranquillo. Si rilassi, vedrà che questi due bravi infermieri... La testa no! Calmo, la prego! Leghiamolo. Si calmi. Lo tenga fermo. Signor capitano, ora. Lo tenga calmo. Portiamolo via, Trago, di qua. Di qua, dove lo porti? Portiamolo di qua, via. Presto, andiamo. E ora che facciamo? Scarichiamo questo sul treno e riportiamo fuori il generale, dai. Sì, sciogliamolo. Ma dov'è ferito? Al ginocchio. Al ginocchio? Sì. No, tutto. Poverino, stai male? Vuoi bere qualcosa? Non capisco. È straniero. Ah. Sì, del nord. Ah, vuoi scrivere? Subito. Giselle, non ci sono più posti. Dove li mettiamo? Nel secondo vagone. Hai trovato qualcosa? Guarda un po'. Va bene. Scusate, ma non c'era un altro ferito lì? Dove? Lì. Eh no, è sempre lo stesso. Ehi, voi due, sciogliete quel ferito e caricatelo sul treno, dobbiamo partire. Sì, signor, sì. Veniamo subito, lo sciogliamo e lo carichiamo. E ritorniamo indietro. Occupato! Pardon, oh, ma... Generale in linea, signore. Pardon, madame. Scusi, la toilette, per favore. Eccola qui, signora. Oh, no, quello è il comando. Oh.
Per cortesia, un po' di posto. Non gli fare prendere freddo. Che ha? Si sente male? Niente, un po' di febbre gialla. La febbre gialla? Sì, ma non è niente. Gesù, Giuseppe Maria. Scusi, no? Che fai? Ti metti a dormire? Eh sì, finché il treno arriva a destinazione. Se non fosse per questo maledetto telefono ti avrei buttato sotto il treno, ti avrei buttato. Su, dormi adesso, dormi. Scusi. Grazie. Il fazzoletto, scusi. C'ho la goccia. No, il fazzoletto. Mi dai il fazzoletto? Eh sì, è un po' all'antica perché me lo ha regalato mio nonno, ma è nuovo. Il mio fazzoletto. Il suo? Sì. Nella tasca. Ah, già, nella tasca. Sì. Grazie. È libero? S'accomodi. Caglio. Niente. Lo sa che guardandola bene mi ricorda una persona che ho già incontrato? Ah, può anche darsi. Lei è mai stata a San Marino? No. Nemmeno io. Saranno stati altri due. Scusate. Che c'è? Vado a vomitare. Va. Mi sento la ronda. Torno subito. Ma, scusi. Vado e torno. Ha detto sì. Piano con la valigia. Buongiorno. Oh, la valigia la mettiamo là. E qua non c'entra. No, no. Più su, più su. 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 Non mi lasciare solo, mannaggia! Acchiappa la valigia! Scusi, signore! Scusi, signore! E questo si è fatto male! Chiama qualcuno! Si è fatto male! Chiama aiuto! Presto! Scusi, signore! Oh, mamma mia! Che brutto! Oddio mio! E qua! Che succede? È caduta la valigia! No, 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 non è caduto niente! No, no, no. È scivolato e sì, lo stiamo mettendo sì, a posto. Grazie. Prego. Chi è caduta la valigia? No. Chi è questo? Ma è un ufficiale! Un ufficiale sì, morto? Sì, guarda, guarda. Un comandante? Sì, sì, l'hai ammazzato tu. Sì, l'hai ammazzato tu. Allora la colpa è la mia. Con la valigia. Con la valigia? Sì. Che facciamo? Scappiamo. No, ci hanno visto i gendarmi. Allora non scappiamo. Fate venire un'idea. Cos'è quella? La finestra. Ah.
Adesso mangiamo? Sì. Scusi, qui non c'era un altro signore. È sceso. Sceso. Il treno ha rallentato e è sceso. Non poteva scendere. Non poteva scendere. E perché? Non poteva, non... Ma sei sceso! Ma non... Diglielo tu che è sceso! Non poteva. Che fai? Cede. Chi è che ha tirato il segnale di allarme? Io. Ah, due soldati. Due soldati? Dove sono? Dove sono? Dove sono? Dove sono, lo dico io. I soldati dove sono? Ah, sono scesi. Scendono tutti di qua. Messaggio di Z2, signor Barone. Ha ritrovato il generale. E in mano due sconosciuti. Ah, questa è una mossa del controspionaggio francese. Quei dannati cambiano i loro agenti prima che noi riusciamo a individuarli. Dove sarà andato a finire il generale? Ma lo sai che ti dico? Che io me ne fotto del tuo generale. Me ne fotto del plotone d'esecuzione. Non ce la faccio più. Anzi, vado a fare pipì. Io sono stanco. Io ormai ho i miei anni. Non posso continuare così. Cezzo! Basta! Non ce la faccio più! Ecco fatto. Basta. Ho la schiena rotta. Ma come, adesso che siamo quasi arrivati? E portalo tu. Ho capito, ci vuole un mezzo di trasporto. E chi te lo dà? Là, in quel cascinale. Vuoi che non ci sia un carretto e un cavallo da requisire? Ma non mi fare ridere. E te lo danno a te. A un soldataccio. È magro per giunta. A un soldataccio? No. Ma un generale sì. C'è nessuno? C'è nessuno? Signori, attenti! Benvenuto, generale. Io e i miei colleghi siamo stati designati dallo Stato Maggiore francese e da quello belga per incontrarci con lei. Permette, generale Bourton, comandante il settore ovest della zona di operazioni. Prego, entri, venga avanti. Signori, vi presento il generale McMaster dell'esercito inglese, inviato dal quartier generale interalleato a presiedere questa nostra riunione. Bene, mi pare che non ci resti che cominciare. Vuole mostrarci il dente d'oro? Si tratta del piano d'attacco ideato dallo Stato Maggiore britannico. Ebbene, non è che sia proprio un piano d'attacco. Ah, no? No, è una cosa... È nata e così. Noi la confronteremo con le nostre idee. Ecco, appunto, incominciate con le vostre. Dunque, questo è il mio settore. Proprio sotto il tiro di tutta l'artiglieria pesante nemica. Un attacco frontale è impossibile. Però, se mi date due squadroni di cavalleria e mi sostenete con l'artiglieria campale... Con una manovra avvolgente io sbaracco tutto. Ma che fa? Se li metti in tasca? Li ho fatti prigionieri. Non ancora. Perciò rimette i tedeschi sul tavolo, per favore. E comunque credo che il quartier generale interalleato pensi piuttosto a un attacco coordinato in massa, a un'offensiva generale. No, McMaster? Ah, sì, certo. Bene, allora, signori, la mia opinione è favorevole. Concentriamo l'attacco su un solo settore, radunando le truppe d'appoggio... la cavalleria e le artiglierie di riserva.
Dopo 24 ore di fuoco incessante, il comando germanico si sarà convinto che noi intendiamo operare. Silenzio! Credo di aver capito tutto. Tutto che? Il suo piano, generale. Lei propone di fare indietreggiare la 32esima divisione, è così? E allora, per Giove, se ho ben interpretato la sua mossa, lei vuole simulare una ritirata per fare avanzare la terza divisione tedesca, accerchiarla e distruggerla. È così, no? Ben detto. Congratulazioni, McMaster. È una mossa veramente geniale. Credo che nessuno abbia obiezioni. D'accordo. Passatemi, generale Draconard! Precedenza assoluta! Ma è lei, proprio lei. E che ci fa qui? Prova un po' a indovinarlo. Ah, è scesa dal treno e mi ha seguito fino a qui. Sì, e ti ho ritrovato. Non sono una che si scarica tanto facilmente, sai? Per carità, io non avevo nessuna intenzione di scaricarla. Anzi... Basta con le chiacchiere. Andiamo al sodo. Eh sì. E io voglio una cosa sola. E tu sai benissimo qual è. E non lo so. Qual è? Voglio il corpo. Il corpo? Sì. Ah, già. Sono stata chiara, no? Sì, beh... Quanto? Quanto che? I soldi, la cifra. I quanto soldi? Vuoi? Quanto voglio io? Bene, diciamo 100.000 franchi. 100.000 franchi? In contanti. Ma mi scusi... È la prima volta che mi succede, che mi pagano. Allora? Sono stato sempre scalognato. Che facciamo? Ma che avrò? Ebbene, se proprio insiste. Ah, no. Non ci sta più. Prima voglio vederlo. Lo vuole vedere? Già, è giusto. Non ci avevo pensato. Eh sì, perché... va bene, mi attendo un attimo che torno subito. No, vengo con te. No, no, faccio da solo, sa... Non si preoccupi, lo vuole vedere. Eccomi qua. Ma... Ma... 50.000. Basta con la commedia. Ma... Voglio il corpo del generale McMaster. Mani in alto. Ma lei è matta! Ma che fa? Lo voleva vedere. Perfetto, colonnello. Lo sganciamento della 32esima divisione è già in atto. Bene. Questo significa che tra poco il fronte si sposterà in questa zona. Quindi bisogna raggiungere subito il quartier generale a Turvi. È d'accordo, generale? Sì, andate pure, signori. Io resto qui. Il mio dovere è quello di seguire l'operazione da vicino. Ma chi è quello lì? Che cosa vuole? Ma come si permette di entrare qua dentro? Vada via! Vada fuori! Permesso. Permesso.
Pardon. Ma chi è quello? Lo conosce lei? È un agente del servizio segreto, famoso per i suoi travestimenti. Con permesso. Via, via. Pazzo, incosciente. Mi vuoi rovinare tutto. Beh, sai, quella ragazza del treno... Ma è il momento di parlare di donne, questo. Ho fatto un colpo alla Napoleone. Di che si tratta? Visto che non siamo riusciti a portare il generale a fronte, ho spostato il fronte qui. In che modo, scusa? Ho inventato una finta ritirata delle truppe francesi per attirare quelle tedesche e imbottigliarle in un cerchio di ferro e di fuoco. Allora sì, ho capito bene, qui tra poco pioveranno delle bombe. A non finire! E adesso che facciamo? Dobbiamo portare il generale qui. E allora andiamolo a prendere. Presto, se no qui ci ammazza. Isa, forza. Mettiamolo qui. Speriamo che lo colpisca. Vieni. Dove andiamo? Seguimi. Eccomi. Fanno quegli imbecilli? Invece di sparare dove c'è il generale, sparano a noi. E noi spostiamo il generale qui. E sai, forza! Ecco qui. E ora dove si va? Segui sempre me. Speriamo che non sei scalognato. Sei proprio un oiettatore. Non ti seguo più. Generale, da quella parte. Vatti a mettere vicino a lui. Signor barone, la ritirata francese è una trappola. Bisogna avvertire immediatamente lo Stato Maggiore. Sì. Lo faccia urgente. Bene. Finalmente. Vediamo se si è spappolato. Ancora intatto. Aspetta. No. È morto. Cretino, era già morto. Per essere morto prima deve essere ferito. Ma... Questi disgraziati che non sparano più. Sarà scoppiata la pace. Là, un aereo. Sembra tedesco. Nascondiamoci. Eh? No, ho un'idea migliore. Ehi! Qui, 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 qui. È un generale inglese. Ma dove va? Ehi! Niente, niente, cambia.
Presto, questa volta ce la fa. Entra. Ma io... Cretino! Vedrai che adesso fa centro. Scusi, ma che colpa ne abbiamo noi? Anche lei, però, gli abbiamo fatto tanto di cerchi. Adesso come torno al mio reparto? A piedi? Ma che colpa ne abbiamo noi? Se lui c'ha un occhio a Cristo e un occhio a San Giovanni. Non è ancora detta l'ultima parola. Seguimi. Sergente, tenga gli uomini pronti a muoversi. Allora? Stiamo aspettando disposizioni dal quartier generale. Cosa vedi? Niente, signor generale, tutto tranquillo, tutto a posto. Dove vai? Pronto? Qui il generale Palomar. Il nemico non si aspetta un attacco in questo settore. Potrei travolgerli con le forze che ho. Chiedo l'autorizzazione ad attaccare. Non capiscono niente al quartier generale. Arriva un generale inglese e subito tutti si mettono a sua disposizione. È un vecchio militare quale sono io. Un'occasione che si presenta per una bella medaglia, e invece niente, niente, tutta invidia. Ci siamo, lo hanno visto. Fermo! Non si spara a un generale che sfida la morte con tanto eroismo, anzi, si deve rendere onore al suo coraggio. Ma che fanno quei cretini? Deutsch, Kameraden! No! Ma questo è pernacchione? È impossibile! Deutsch, Kameraden! Ja! Ja! È proprio pernacchione. Credo di sì. Che cosa aspetta a sparare? Pronto, pronto! È risuscitato. Siete voi. Ma chi è quel pazzo? È il generale McMaster. Vuole attaccare da solo. No! Presto, la mia autoblindo! Subito, signor generale! Stanno correndo verso di noi! Agitano la bandiera! Si arrendono! Sergente, tre uomini con noi! Jawohl! Schnell! Schnell! Komm! Komm! Komm her! E
Eccolo su otto blindo, signor generale. Messo il disco! Signor sì, signor generale. Carica! Aiutili, signor generale. È una trappola! Al riparo! Presto! Presto! Fulgido esempio di virtù militari, con supremo sprezzo del pericolo, nel momento in cui le sorti della battaglia sembravano volgere a favore del nemico, si poneva la testa delle truppe e lanciandosi all'assalto trascinava col suo esempio l'esercito alla vittoria. Medaglia d'oro al valor militare. In nome del re d'Inghilterra premio il suo coraggio con questa medaglia. Vorrei chiederle qualcosa a proposito di quei due soldati. Plotone, attenti! Prima riga un passo avanti, marsch! Prima riga in ginocchio! Avete qualche richiesta da fare? Un ultimo desiderio? Mi scusi, ma cosa sta succedendo? Perché ci avete legati? Voi dovete morire. Eh? Ho detto morire. Morire? Scusi, in che senso? Nel senso di morire. Fucilati. Fucilati. Allora, siete pronti? Sì, proceda. Proceda, abbiamo capito. Sì. Va bene. Plotone, carica. Sembra vero. Punta. Ci fa l'occhiolino. Mira, capitano, fermi. Sospenda l'esecuzione. Ordine del quartier generale. Sergente, l'esecuzione è sospesa. Faccia muovere il plotone. Signor sì. Plotone, attiti! Ciccio, ma... ci volevano fucilare veramente. Ma... ma quello è un tic. Tic. Signori, vi ho salvato non per questa medaglia. D'altronde non è la prima che conquisto sul campo. Non per la trincea nemica che abbiamo potuto conquistare, ma perché grazie a voi abbiamo messo nel sacco lo spionaggio tedesco. Allora, signori, senza rancore, è vero? Grazie. Grazie. Alla vittoria. Oh! La guerra si fa così, ma con marciò avanti.
quelli rimangono qui. Marron, Marron, tutti insieme alla stazione. Marcio, marcio, non c'è posto nei vagoni. Un giorno si arriverà, allora io ritorno alla mia mezzo.